l'argomento, perché alla fine, insomma, di tutte le discussioni che ho cercato un po' di sintetizzare, per quanto per ogni singolo argomento abbiamo cercato di individuare degli strumenti, qualcosa che potesse effettivamente renderli concreti. Poi mi sono accorta che sono tre argomenti strettamente legati e si basano tutti su un unico valore, che è la fiducia, cioè sostanzialmente la cittadinanza, la legalità, la giustizia, che riguarda sia l'approccio che i cittadini hanno verso questi argomenti e poi la risposta che danno le istituzioni, è basata sul rapporto di fiducia, che oggi è abbastanza incrinato. Infatti tutte le proposte che vedrete sostanzialmente riguardano un po' il ripristino di questo rapporto di fiducia attraverso dei meccanismi di controllo e di valutazione che i cittadini vorrebbero, come dire, istituire verso gli enti, verso la pubblica amministrazione. Ok, allora, sulla cittadinanza. Innanzitutto è emerso il desiderio di aprire maggiormente le istituzioni ai cittadini, renderli più trasparenti non solo attraverso la pubblicazione degli atti amministrativi sul web, ma semplificando il linguaggio degli atti amministrativi e soprattutto condividendo quelli che sono i percorsi attraverso i quali gli enti pubblici, le istituzioni arrivano alle decisioni, condividerli naturalmente con i cittadini, quindi aprire realmente le porte delle istituzioni ai cittadini, alla loro partecipazione. Poi ci sono alcuni strumenti che riguardano proprio il riconoscimento dei diritti, perché è chiaro che essere cittadini, cioè sentirsi titolari a tutti gli effetti, quindi anche concretamente, dei diritti, è il primo passo per partecipare alla vita democratica, alla vita sociale di un paese. Quindi si è parlato di riconoscimento della cittadinanza agli stranieri, perché non siamo più soltanto una società fatta di italiani, ma in ogni caso l'Italia ha sempre vissuto, ha sempre avuto tantissime minoranze linguistiche e culturali, quindi in realtà il fatto che oggi ci siano tanti immigrati non è poi una novità. Il riconoscimento delle unioni di fatto, il riconoscimento del testamento biologico. Abbiamo parlato di questo audit sociale, cioè dell'istituzione di comitati formati da cittadini che restano in carica un anno, vengono nominati dalle associazioni, dagli stessi cittadini, vengono formati e retribuiti per valutare e controllare i manager della pubblica amministrazione e coloro che ricoprono incarichi politici. Vengono valutati affinché non si verifichino dei casi di corruzione e affinché effettivamente la loro politica, la loro attività manageriale all'interno della pubblica amministrazione rispetti quelle che sono state le dichiarazioni di intenti nel momento in cui si sono insediati. Così come abbiamo parlato di istituzione obbligatoria di consigli comunali dei giovani o comunque l'apertura appunto alla partecipazione del... Non lo so fare. No, basta, fuori da okay. Allora, sulla legalità abbiamo parlato di esempio, perché al di là della teoria, dell'enunciazione dei principi, ciò che alla fine educa alla legalità è l'esempio. E l'esempio nasce nei comportamenti dei cittadini se sono incentivati a comportarsi in maniera, tra virgolette, positiva, buona. Quindi ci siamo occupati, abbiamo visto soprattutto l'atteggiamento delle imprese, cioè in che modo un'impresa potrebbe essere agevolata a rispettare le regole, dai contratti di lavoro fino al rispetto del territorio e quindi alle buone pratiche ambientali, se effettivamente vengono applicati degli sgravi fiscali, se c'è uno snellimento spinto della burocrazia e se veramente queste imprese o le cooperative o le associazioni anche hanno un accesso più facilitato ai finanziamenti. Quindi dimostrare che se si seguono le regole tu riesci ad ottenere l'esecuzione di un tuo diritto, di una tua aspettativa in maniera molto più veloce piuttosto che, come dire, non seguire le regole. Poi abbiamo parlato di alternanza nei ruoli di responsabilità, cioè chi ricopre un incarico all'interno della pubblica amministrazione, abbiamo immaginato che non possa ricoprirlo più di 3 anni. Dopo i 3 anni viene fatta una valutazione di comune accordo con quei comitati dei cittadini di cui vi dicevo prima.
E se la valutazione è positiva e se ci si rende conto che quel manager, come dire, della pubblica amministrazione o chi appunto ricopre incarichi pubblici ha fatto bene e deve finire quello che ha iniziato, gli si rinnova di altri 2 anni. Però ecco, abbreviare, fare in modo che il ricoprire certi incarichi importanti non diventi poi una gestione del potere come se fosse un proprio feudo, come se fosse insomma quella poltrona gli appartenesse di diritto, appunto, e basta. Abbiamo pensato all'istituzione di una figura esterna che faccia da garante alla gestione dei fondi pubblici, anche in questo caso una sorta di auditor scelto dalla comunità, che verifichi i meccanismi attraverso i quali i fondi pubblici vengono assegnati e vengono gestiti e quindi poi possa rendicontare ai cittadini. Quindi anche qui il rispetto delle regole. E poi abbiamo parlato di un maggior investimento sulla presenza delle forze dell'ordine nei territori a rischio, perché le forze dell'ordine sono il primo punto di riferimento per chi vuole denunciare l'illegalità, per quei cittadini che naturalmente vivono delle situazioni di tensione in territori che sono molto particolari. Quindi laddove c'è una maggiore presenza delle forze dell'ordine ci si sente più sicuri, più forti di poter rispettare le regole senza essere toccati, senza subire poi delle ritorsioni. Sulla giustizia, anche qui il problema principale è la trasparenza e l'efficienza, quindi abbiamo parlato di snellimento dei processi e digitalizzazione degli stessi, cioè un'azione legale dovrebbe essere resa pubblica e tracciabile attraverso lo strumento del web, comprensibile ai cittadini e naturalmente agli addetti ai lavori. Abbiamo parlato di appunto investimento sulla prevenzione dei reati, perché è chiaro anche qui è emersa in maniera forte l'educazione e la formazione dei giovani sin dall'età più piccola, perché se i reati si prevengono è chiaro che il ricorso allo strumento giudiziario si riduce sempre di più e quindi anche il costo di questo strumento. Educare e formare i giovani ad essere cittadini, perché così naturalmente si possono prevenire i reati, ci si rende consapevoli che lo strumento della giustizia non necessariamente è uno strumento che deve portare ad una punizione, ma può essere uno strumento per ripristinare delle regole, dei diritti. E infine abbiamo parlato di una trasformazione delle pene inferiori ai 3 anni con il lavoro socialmente utile. Quindi insomma abbiamo cercato sulla giustizia di concentrarci su alcune cose un po' specifiche, però ripeto, alla fine quello che emerge in maniera prepotente è l'educazione, la formazione e il controllo sociale, perché i cittadini si sentono completamente esclusi dalle istituzioni. Quindi se riusciamo a interagire di più, a condividere di più tutto, si recupera anche la fiducia della politica, che alla fine è ciò che ci permette di vivere e di gestire una comunità fatta di persone. Grazie.